Ok, allora, buonasera a tutti quanti, questo è il nostro ultimo appuntamento della diretta di oggi, chiudiamo in bellezza, è proprio il caso di dire, in compagnia di Claudio Astersi e della trasmissione Leggera Euforia, gli aggiornamenti sull'antiproibizionismo. Oggi Claudia ci illustrerà qualcosa che penso che avevamo in programma nella puntata scorsa, ma non abbiamo avuto il tempo di trattare. E quindi, senza perdere tempo ulteriormente, già abbiamo accumulato abbastanza di ritardo oggi per problemi tecnici, do la parola a Claudia Astersi. A te, Claudia. Benissimo. Ciao Gianni, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Che problemi ci sono stati? Che è successo? Allora, niente, oggi abbiamo avuto la pericola del direttore, poi dopo magari in registrata ti può vedere, abbiamo fatto tutto un parallelo tra Obama, Rosa Parks, i nostri carceri, tutta una cosa cervellotica. Poi è venuto lo spazio centri diritti e con cui abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, infatti da là abbiamo cominciato ad accumulare un po' di ritardo con l'intervista a Gabriella Friso da parte di Riccardo Cristiano, i Liberi al Pub, che oggi era un dibattito a quattro sul tema dell'abolizione del denaro contante, e lì abbiamo accumulato un altro. E chi l'ha visto il contante? Chi lo vede mai? Si è trovato a abolirlo, tanto qui non si vede. E quindi, insomma, questo dibattito a quattro abbiamo accumulato ancora altro ritardo. Poi abbiamo avuto appunto la tavola con la sociologia di Giancarlo Calciolari. E adesso appunto stiamo in tua compagnia. Tranquilli, tanto poi andrà registrato, quindi non importa se anche facciamo tardi, non è importantissimo. Parleremo anche noi di Obama in senso un po' negativo, perché comunque la prima parte del programma è dedicata, come abbiamo scritto, al centro e al Sud America, dove c'è stato questo vertice di Cartagena, e in questo vertice alcune voci si sono espresse fortemente a favore, se non proprio di una legalizzazione, comunque di un'uscita dalle politiche proibizioniste, quelle messe in atto da 50 anni dall'America e dall'ONU, e Obama si è dichiaratamente schierato contro, dicendo che assolutamente... No, e adesso però non c'è più niente di fondo, c'è il microfono normale, non c'è più la musica. Prima c'avevo la musica, ora non sapere che cosa ci può essere. Non sapevo che dirti. Qui non c'è niente, c'è il microfono normale come sempre. Posso provare a cambiare il microfono? Sperando che sia una cosa veloce, posso provare velocemente a vedere. No, ma peraltro abbiamo anche un problema sull'immagine. Microfono, via tech. Vediamo un po' quello della webcam. Va meglio così? Adesso sì, adesso va meglio. Meglio così? Sì. E sulla immagine c'è? No, sull'immagine no, abbiamo dei problemi perché non siamo... Ok, va meglio? E sull'immagine che problemi ci sono? Va bene, allora vado avanti, continuo tranquillamente. Sì, non ti fermare, Claudia. No, non mi fermo, ma ci sono problemi sull'immagine? Se posso, a parte che adesso la tua immagine è sparita. La mia immagine? Proprio dalla chiamata Skype, sì. L'ho rimandata? Ritorna, però appunto non stiamo... trasmettendo, non c'è l'immagine sul sito. Sì, secondo me sì, stiamo trasmettendo. Infatti, questi giorni è concluso il vertice, il summit di Cartagena, e si è concluso con praticamente quasi non c'è stata una dichiarazione finale, perché non sono riusciti a mettersi d'accordo. La nostra sorpresa nella guerra al narcotraffico passa per la legalizzazione e fa scalpore soprattutto perché a giocarla è stato il neopresidente del Guatemala, nonché ex candidato vicino agli USA, il generale Otto Pérez Molina, l'uomo forte della destra, eletto per il pugno duro contro i signori della droga. Questo ex militare, che comunque ha un passato fortemente di destra e fortemente proibizionista, ha ammesso candidamente che lui sta cominciando a cambiare idea, perché nonostante tutti questi anni di grandi arresti, sequestri, di quintali di stupefacenti, eccetera, i risultati sperati non sono stati ottenuti, e quindi il proibizionismo, ha detto anche lui, ha dimostrato i suoi limiti praticamente. E questa è comunque una presa di posizione importante da parte del Guatemala, dopo tutte le prese di posizione degli ex presidenti di Brasile, Colombia e tutti quelli che già ormai sappiamo
e non sto nemmeno a ridirli, che poi sono i fondatori di tutta quella associazione Droga e Democrazia e poi della Global Commission, c'è stata anche questa presa di posizione da parte del presidente attuale del Guatemala, quindi non è un ex presidente, ma è uno che al momento attuale è presidente, e lui praticamente si è schierato completamente dicendo è meglio in una direzione opposta e contraria ed è meglio un dialogo fra i governi basato su un approccio realistico di regolarizzazione. Naturalmente gli Stati Uniti però si sono praticamente inorbiditi, netto rifiuto da parte di Obama e netto rifiuto anche da parte dei presidenti di El Salvador, Honduras e Nicaragua, mentre invece risposte positive sono arrivate dai presidenti della Costa Rica e della Colombia. Mi parte il video? Costa Rica e Colombia. Allora, io lo vedo e non è nemmeno barrato, nel senso che da parte mia è in onda il video. Sì, ma si è bloccata su Skype. Blocco e faccio ripartire. Allora, sì, chiudo. Esattamente. Il mio video è spento e lo faccio ripartire. Ci siamo ora? Perfetto. Ho fatto ripartire? Sì, sì. Ok. Ci siamo? Lo vedete? Sì, sì. Ok, sì. Perfetto. Il mio video, fra l'altro, che mi mostra, come sempre, quando faccio queste trasmissioni con le mie... con le mie amiche che sono qua, come vedete, le faccio vedere meglio perché non potrebbe dubitare, sono proprio piantite di marijuana, io insisto, e sono qui con me. Allora, ritornando a questo vertice, diciamo che comunque in ogni caso è sempre una cosa positiva che un certo numero di questi personaggi molto autorevoli, perché sono attualmente al potere, non soltanto sono ex, ma sono attualmente al potere, piano piano si stanno schierando sempre più per un cambiamento di strategie da parte dei governi sudamericani e centroamericani. Naturalmente questo è successo perché hanno avuto talmente tanti di quei danni e di quelle conseguenze negative delle politiche proibizioniste in Sud America e in Centro America, che comincia a diventare evidente che non è più sopportabile il prezzo del proibizionismo, è un prezzo troppo alto che non può essere pagato, e soprattutto non può essere pagato in questi paesi che sono già poveri, hanno già grosse difficoltà. I numeri, dunque, che sono stati dati, diciamo, manco un po' di numeri che sono stati dati a Cartagena, il 90% degli stupefacenti, cocaina e marijuana in primis, in commercio negli USA, Stati Uniti, transita per l'America Centrale, per cui siamo di fronte a una situazione che per degli aspetti è simile a quella che io l'altra volta ti ho descritto per l'Africa, cioè sono paesi di transito, oltre che di produzione sono paesi di transito. E il picco è proprio nel cosiddetto triangolo del nord, che sarebbe proprio il triangolo del nord rispetto al Sud America, dove si ammazza per la droga e per i denari collegati, e dove tutto il narcotraffico produce poi, insieme con tutte quelle che sono le sinergie con il terrorismo, con il commercio di armi, con il commercio di esseri umani, si sono registrati in Honduras per esempio 100 omicidi ogni 100.000 abitanti, in El Salvador 65 e in Guatemala 40 per esempio. Nella nazione del presidente, dunque, qui dice nella nazione di Perez, e adesso naturalmente Honduras. Guatemala? Ma Honduras? No, questo è Honduras. Popolazione di 14 milioni di abitanti, si contano 20 omicidi al giorno, quindi sono una cifra notevole, c'è un livello di violenza altissimo, e la repressione al narcotraffico è decisamente una battaglia persa, dicono questi presidenti. Naturalmente poi però ci sono anche delle voci contrarie, perché non tutti sono d'accordo, a partire da Obama appunto, ci sono anche voci contrarie che si oppongono a questo tipo di interpretazione. C'è un articolo oggi sulla stampa anche, guerra alla droga, l'America Latina ci ripensa. Il tema caldo del vertice dell'America di Cartagena, via ieri, è la droga. Per la prima volta sono i governi di destra dell'area a scontrarsi con i loro alleati degli Stati Uniti sulla necessità della guerra al narcotraffico. La cifra di 50.000 morti dal 2006 nel solo Messico e la situazione ben peggiore di Guatemala e Honduras, dove alcune regioni hanno tassi di vittime paragonabili a zone di guerra come l'Afghanistan e l'Iraq, la devastazione quotidiana provocata dagli scontri fra cartelli, suggeriscono che sia l'ora di ripensare la politica internazionale in tema di stupefacenti. Per cui anche qui in questo articolo della stampa si cita la presa di posizione
del presidente del Guatemala, Otto Pérez Molina, un ex generale che ora non esita a parlare di fallimento e a sostenere che consumo e produzione dovrebbero essere legalizzati entro certi limiti. E così anche Juan Manuel Santos, presidente della Colombia, convinto che si debba togliere il profitto che nasce dal traffico di droga. E quindi una richiesta di un approccio nuovo. Naturalmente poi però ci sono posizioni meno possibiliste, contrarie alla legalizzazione, e vengono da paesi come Cuba, Panama e Nicaragua. Tra l'altro Panama è interessante in questo momento particolarmente per noi italiani, perché siamo in mezzo proprio a tutto questo scandalo di la vitola, che comunque è strettamente legato agli scandali che ci sono in Panama in questo momento, che parlano appunto di corruzione. Poi prima o poi verrà anche fuori che c'è di mezzo dei traffici di cocaina in questo rapporto La Vitola Martinelli. Infatti Tarantini, che era l'amico di La Vitola, in casa ha dichiarato lui stesso che, non so se nel 2008 o nel 2009, gli erano transitati mezzo chilo di cocaina. L'ha dichiarato tranquillamente al pubblico ministero, nessuna conseguenza ne ha avuto, perché adesso viene inquisito per tutti altri motivi, per corruzione, concussione, prostituzione minorile, però questo aspetto della cocaina è stato cassato fin dall'inizio. Però secondo me, e questa è proprio la mia opinione personale, purtroppo non ancora supportata nessuna prova, però poi in qualche momento verrà fuori che comunque dietro anche a tutti questi traffici che abbiamo avuto tra La Vitola, Tarantini, Panama eccetera, c'è anche un bel anda e vianda di droghe e di cocaina in particolare. Il presidente di Panama è Martinelli, Riccardo Martinelli, che è un italiano, che è conosciuto anche lui, un po' un Berlusconi locale, no? Feste, escort, è un po'. E comunque è un proibizionista come presidente di come Cuba e come Nicaragua. E quindi c'è un po' una divisione, però finalmente comunque qualche voce si comincia a levare anche rispetto alla possibilità di risolverla un po' in maniera diversa e attraverso una parziale perlomeno legalizzazione, almeno della coltivazione domestica riferita alla marijuana. A proposito di questo, noi abbiamo avuto, volevo raccontarvi anche del fatto che comunque Radicali Italiani in questa settimana, anzi già da 2 o 3 settimane, sta promuovendo una petizione contro le mafie della droga proibita, ed è una petizione per la legalizzazione, autocoltivazione e riduzione del danno. E questa comunque è una cosa che è bene diffondere. Si può firmare questa petizione, basta andare sul sito www.radicali.it, ed è una petizione in cui si dichiara una serie di dati iniziali, per esempio che in Italia il mercato illegale delle droghe proibite garantisce alle mafie un giro d'affari annuo stimato in almeno 24 miliardi di euro, coinvolgendo 250-400 mila piccoli spacciatori, 3 milioni di consumatori abituali. E poi si ribadisce che grazie ai profitti cash derivanti dal monopolio sul commercio delle droghe illegali, le narcomafie hanno infiltrato l'economia legale, che a livello transnazionale sono sempre più gli stati destabilizzati dalla guerra alla droga. Si ribadiscono i costi del proibizionismo e si chiede una serie di cose, fra cui di discutere e approvare la proposta di legge di Rita Bernardini e altri per la depenalizzazione della coltivazione domestica di piante, ai comuni e alle province di attivare iniziative per la riduzione del danno, narcosale, scambia siringhe, analisi gratuite delle droghe, eccetera, e al governo italiano di promuovere politiche di riduzione del danno, e alla RAI finalmente di promuovere un dibattito pubblico anche in Italia su questi temi. E questa comunque era una petizione che la potete trovare sul sito dei Radicali Italiani e che penso che sia anche abbastanza importante che tutti quelli che sono interessati la firmino. Tornando al discorso dell'America Latina. Claudia, ti interrompo per dirti che in chat ci abbiamo dei saluti che vengono da Davide 75, che dice: manda bella. Un caloroso abbraccio a Claudia da parte di tutti i suoi fan berlinesi. Grazie, grazie tantissimo. E Davide Miraglia, fra l'altro, è il ragazzo che ha aperto il gruppo Leggero Foglia su Facebook, che ora mi sta aiutando a metterlo a punto e a aggiornarlo in modo che sia attivo e che ci possiamo mettere via via le trasmissioni, i palinsesti, via via che li facciamo. Bene, grazie, mi fa molto piacere. Dunque, nel solo 2010, continuo con questo articolo della Stampa, sempre riferito al discorso del vertice di Cartagena,
il governo federale degli USA ha speso oltre 15 miliardi di dollari per la guerra alla droga, 500 dollari al secondo, secondo le stime dell'Office of National Drug Control Policy. Un trilione di anni dal 71, di dollari dal 71, quando il presidente Richard Nixon coniò il termine guerra alla droga. Senza dimenticare, lo ha sottolineato il presidente messicano Felipe Calderón, che la maggioranza delle 140.000 armi, qui si parla anche del traffico di armi, che abbiamo sequestrato in questi 5 anni, si vendevano nel mercato americano. Qui c'è anche sotto naturalmente una certa polemica fra, fra gli stati sudamericani e gli Stati Uniti, naturalmente. Quindi è una cosa, diciamo, annosa. Una cosa annosa, sì. Allora, devo ricaricare il video? Sì, io, perché sei bloccato. Ogni tanto ti si blocca. Non so perché. Lo rimando, eccolo. Ok? Io l'ho rimandato. Aspetta, adesso sì, vediamo un po' quando... Adesso sì. Ok. Rimandato. Ogni tanto, magari, se vedi la finestra di Skype, se vedi che sei bloccata, riavvialo, perché... Se no, facciamo una radio, una web radio. A me non risulta bloccato, purtroppo, per cui bisogna che me lo diciate voi. Okay. Allora, questa settimana è uscito anche un articolo molto interessante, ripreso da diversi siti, da diversi giornali. 300 economisti USA hanno firmato un appello per legalizzare la cannabis per risparmiare 13 miliardi di dollari, che insomma sono una bella cifra, all'anno negli Stati Uniti. Ci sono 3 premi Nobel che hanno firmato questa petizione, fondata sui risultati del lavoro dell'economista di Harvard Jeffrey Miron. La petizione chiede al governo statunitense di legalizzare la cannabis per alleggerire le sue casse di ben 7,7 miliardi di dollari di spese ogni anno, impiegati per contrastare il mancato rispetto dell'attuale divieto sull'uso della droga leggera. Quindi qui si parla proprio specificamente di canapa, di droga leggera. Ci sono naturalmente, questo dell'aspetto economico è un aspetto interessante, specialmente riferito alla droga leggera. Noi se ne parlava anche l'altra volta rispetto alla Spagna. Ci sono 3 aspetti economici. Uno è il risparmio, naturalmente, che si può fare se si eliminano tutte quelle che sono le spese della persecuzione dei consumatori, che in America sono 7,7 miliardi di dollari l'anno, che sono comunque una cifra. Anche in Francia è stata fatta una stima, che io adesso non ricordo, ma che è reperibile. In Italia ancora nessuno ha fatto una stima, però comunque sono cifre molto alte se si pensa alle spese di polizia, giudiziarie, di processi, alle spese per tenerli poi in carcere, sono spese altissime. Il secondo aspetto economico è quello che naturalmente legalizzando, cominciando a legalizzare i mercati illegali, l'aspetto grosso è quello naturalmente del colpo economico che verrebbe dato alle narcomafie e al narcotraffico, che si troverebbero a perdere una grossa parte dei loro guadagni. Il terzo aspetto economico è quello della possibilità di guadagno riuscendo a tassare quello che è il consumo dei cittadini, che naturalmente sarebbe un'entrata in più nelle casse dello Stato. Il rapporto inoltre, infatti, di questi economisti USA, firmato da 300 economisti Stati Uniti, dimostra che la legalizzazione farebbe risparmiare un supplemento di 6 miliardi l'anno se il governo tassasse la marijuana come fa con alcol e tabacco. La petizione chiede di impegnarsi in un dibattito aperto e onesto sui benefici effettivi del divieto. Come minimo, questo dibattito costringerà i sostenitori della politica attuale a dimostrarne i benefici e a verificare se siano sufficienti a giustificare il costo elevatissimo per le tasche dei contribuenti. E questo è un discorso che, come riguarda l'America, riguarda anche noi, riguarda un po' tutte le nazioni ed ha appunto diversi aspetti e diverse sfaccettature, cioè oltre al discorso della violazione dei diritti, del diritto liberale a mettere in atto le proprie facoltà senza averne una persecuzione di conseguenza, sul diritto dei propri comportamenti privati in casa propria, c'è anche l'aspetto economico con questi 3 aspetti che vi ho detto adesso, che comunque ha la sua importanza e a volte può essere un argomento che muove ancora di più del rispetto dei diritti delle persone. Naturalmente quello che manca in questo momento è l'informazione su questi temi, perché sì, ci sono, devo dire che rispetto già a 10 anni fa non se ne parla, ma rispetto anche un anno fa, praticamente quasi quotidianamente io trovo articoli anche in Italia relativi al tema dell'antiproibizionismo, cosa che prima assolutamente non succedeva, per cui comunque si nota una certa ripresa del dibattito e questo è un bene, perché perlomeno
se ne parla e se ne discute, cioè come un movimento che viene da una parte, viene dal basso, dai consumatori naturalmente, da una parte viene anche da una serie di appunto ex capi di Stato, ex poliziotti, poi cominciano ad aggiungersi anche politici che non sono ex, che piano piano smuove questo argomento, perché d'altra parte non è sostenibile la legge attuale, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, non è più sostenibile. Sai Claudia, volevo dirti una cosa e vedere se la condividevi con me. Io mi sono accorto che proprio su questa cosa dell'informazione e della rilevanza, che ogni tanto mi accorgo che praticamente dove ci sono appuntamenti elettorali, diciamo prossimi, quindi campagne elettorali, però diciamo che su questa cosa prevale sempre la informazione proibizionista, con le grida diciamo un po' terrorizzanti. Oggi leggevo, mi pare, su Le Figaro un articolo su questo. Sì, è andato, l'ho visto. Sì, infatti te l'ho... Insomma, no, poi dove... c'è una cosa ridicola, in Francia durante questo... Scusa, ti interrompo un attimo. In Francia durante le presidenziali, che ci sono ora, le elezioni presidenziali, oggi abbiamo veramente visto una cosa ridicola con il concorrente socialista Hollande, che si scaglia contro Sarkozy dicendo perché lui vuole la depenalizzazione, io non la voglio, e Sarkozy che gli risponde no, se te che la vuoi io non la voglio, cioè fanno a gara a chi è più proibizionista, veramente una cosa... E ci si chiede anche perché poi comunque invece il consenso che si può raccogliere proponendo strategie di legalizzazione è secondo me piuttosto alto. Dimmi, scusa, ti ho interrotto, continua. No, era soltanto per suscitarti questa... E per ricordarti questa cosa, che poi infatti ti avevo segnalato questo articolo, che insomma quando ci stanno poi appuntamenti elettorali, la campagna elettorale su questo viene cercato di calamitare sulla parte di popolazione che può essere sensibile al proibizionismo anziché all'antiproibizionismo. Nel frattempo ti segnalo che siamo venuti a mezzanotte, siamo quasi intorno alla mezz'ora, tanto per darti il tempo. Perfetto, benissimo. A te. Sì, è vero quello che tu dici, d'altra parte però ti ricordo che con la rosa nel pugno, che era una formazione politica dichiaratamente antiproibizionista perché stava nei 32 punti di Fiuggi, comunque poveri poveri come siamo, il nostro 3,5% ce lo siamo portato a casa e i nostri 18 deputati ce li siamo presi. Cioè poi non si sa quanto sia producente questa strategia del proporsi al pubblico dicendo siamo proibizionisti. Da una parte può attrarre una parte del consenso dei più moralisti, di quelli che hanno paura per pregiudizio o per conformismo della salute, dei danni eventuali per la salute dei ragazzi, però dall'altra molta gente, sempre di più, io penso che se noi riuscissimo a raggiungere poi con l'informazione la popolazione, proprio quella che si chiama il popolo, molta gente penso che sarebbe d'accordo con noi. Dunque, quello che è successo ora, quindi abbiamo già fatto mezz'ora, è incredibile come passa il tempo. Sì, passa. Ma volevo sottolineare anche, perché mi interessava anche dare le iniziative radicali, che c'è anche un'interpellanza al ministro Andrea Riccardi da parte di Marco Perduca per chiedere al governo di indire la conferenza sulle droghe e valutare il progetto di decarcerizzazione dei tossicodipendenti promosso da Forum Droghe e di Antigone. E naturalmente questo ha una certa importanza perché le conferenze nazionali sulle droghe sono previste ogni 3 anni e invece non è più stata fatta dal 2008. E quindi sarebbe l'ora di promuoverne un'altra, magari anche invitando un po' di associazioni che siano varie comunque come posizioni e non soltanto quelle che seguono Giovanardi e Serpelloni. Allora, velocemente, l'altro argomento della serata, e te lo dico proprio in sintesi, chiudo le altre finestre, ecco, l'altro argomento della serata è questa iniziativa di tre senatori del Partito della Libertà, cosiddetto veramente, Giovan Battista Caligiuri, Vincenzo Speziali e Franco Bevilacqua, che non hanno trovato di meglio da fare che scagliarsi contro il sito di legalizziamolacanapa.org, che è il sito dell'ASCIA, l'Associazione per la Sensibilizzazione sulla Libera Coltivazione Domestica della Canapa in Italia, che è un'associazione abbiamo intervistato, se non sbaglio, Giancarlo Cecconi. Certo, lui è il segretario, io ho contribuito a fondare questa associazione, che è un'associazione di forze anche diverse che però sono unite su un obiettivo comune, cioè specificamente all'interno dell'antiproibizionismo sulla legalizzazione della coltivazione di canapa per uso domestico. Ora, questi senatori si sono scagliati contro questo sito dicendo: noi siamo per la libertà d'espressione a patto che rispetti la legge e tutela della legalità. Il sito Legalizziamola, che sostiene la legalizzazione della canapa,
mettere la berlina a scienziati come Gavattini e altri. Ora Gavattini è quello che ha detto che se uno fuma la cannabis il semaforo rosso lo vede in un altro colore, per cui si mette la berlina un po' da solo, diciamo, non c'è bisogno di mettere la berlina. Dicono anche i senatori che il sito legalizziamolacanapa.org dice addiva addive che la cannabis fa bene, mentre invece veramente non c'è mai scritto da nessuna parte che la cannabis fa bene in questo sito. Se anche ci fosse scritto, alla fine siamo in un mondo in cui con l'amaretto di Saronno, la festa decolla, non c'è parti se non c'è Martini, se sei in autostrada e c'è sonno invece che dormire prenditi un caffè. Se anche uno dicesse che la cannabis fa bene, poi alla fin fine non ci sarebbe poi tutto questo scandalo. Però in realtà unicamente si promuove un dibattito e si esprimono delle opinioni diverse da quelle correnti e promosse dal Dipartimento Politica Antidroghe. Ora, se esprimere delle opinioni diverse del dottor Serpelloni è un reato, è bene saperlo, però non mi sembra che sia proprio il caso di poter sostenere una cosa del genere. Perché poi ci sono delle evidenze scientifiche e delle persone che conosciamo che si stanno curando. Esatto, voglio dire. Appunto. Mentre questi tre senatori addirittura dicono che esistono siti che ne esaltano la qualità della cannabis ed è una cosa inconcepibile sulla quale dovrebbe intervenire il ministro verificando se i contenuti del sito non violano il codice penale e assumendo le iniziative a tutela dell'educazione e della salute che gente come Gavattini promuove. Cioè siamo proprio alla guerra ideologica. D'altra parte abbiamo visto oggi anche circolare su Facebook un post che risale al gennaio di quest'anno, che parla di Bob Marley, in cui si stigmatizza questo cantante giamaicano perché lui promuoveva in qualche modo, perché per loro sono in Giamaica è molto forte questo aspetto della religione rasta, che promuove proprio l'uso della canapa, e sul sito Pontifex, che è un sito di origine cattolica, si stigmatizza in maniera molto violenta, parlando con parole anche molto dure e molto offensive, questo cantante, perché secondo loro ha rovinato decine di migliaia di giovani, che vabbè è una cosa che poi riguardo i cantanti sorte. Claudia, ricordati che volevo dirti una cosa. Dimmi. Posso interromperti subito? Era soltanto perché certo. Volevo litigarlo. Ma io su questa cosa ho riflettuto perché mi ricordo che quando morì Michael Jackson, era il cantante pedofilo che se faceva cocaine, tutto di tutto, quindi il rock, il pop, tutta la solita retorica. Poi praticamente dopo qualche mese è andato a finire sotto processo il medico che l'ha ammazzato, certo. Tanto per. Poi è morta Amy Winehouse, stessa retorica, qui solo il rock, il pop, i cantanti, e questa qua si è scoperto che aveva delle vicissitudini familiari, personali, anzi molto gravi, e che quando è morta non aveva in corpo proprio niente. Per Whitney Houston stessa retorica, effettivamente quando è morta aveva, pare che avesse assunto della cocaina, ma insomma viveva anche lei una vita, praticamente un momento di depressione, una cosa abbastanza lunga, una dipendenza da farmaci, alcol, una cosa molto complessa, poi alla fine si riduce tutto al momento, fanno un'analisi del sangue, lì ti mettono l'etichetta, e passa tutto, insomma è un cliché che abbiamo visto. È certo che è un cliché che abbiamo visto, purtroppo ne abbiamo visti tanti, in particolare i tre senatori PDL poi si soffermano sugli studi sulle psicosi adolescenziali, e questi studi che loro dicono sono centinaia, in realtà io centinaia non li ho trovati, sinceramente, la maggior parte di quelli che ho trovati sono basati in gran parte su dei campioni di adolescenti già compresi in categoria a rischio, per cui adolescenti che hanno già dei problemi alle spalle, che sono dei forti consumatori di canapa, per cui è chiaro che se mi prendi un adolescente che ha dei grossi problemi familiari, sociali, di salute, di disturbi anche mentali alle spalle, e che in più usa 2-3 grammi di hashish al giorno, è chiaro che poi trovi degli episodi di psicosi, questo è normale. D'altra parte noi acquistiamo tranquillamente nei negozi le sigarette dove c'è scritto sopra provoca cancro mortale. Ora io tra un cancro mortale e un episodio di psicosi, sinceramente, sapere cosa scegliere, si potrebbe scrivere tranquillamente sulle confezioni di cannabis attenzione perché negli adolescenti può provocare episodi di psicosi, e con ciò è finita. Insomma, nel caso del tabacco da fiuto si diceva anche l'altra volta, c'è scritto sopra provoca dipendenza, per cui non sono argomenti assolutamente validi per partire così all'attacco contro il sito dell'ascia.
In ogni caso, comunque, hanno prodotto anche un risultato positivo perché tutte le forze antiproibizioniste, Fuori Luogo, il Movimento Liberale Antiproibizionisti, io stessa come ARA e anche altre associazioni e altri movimenti, hanno immediatamente reagito con comunicati di solidarietà al sito dell'ASCIA. Quindi, in qualche modo, anche è positivo l'effetto, perché riescono comunque a unirci. Invece, fino adesso, la strategia sta sempre di dividere i movimenti antiproibizionisti in maniera che fossero frammentati e quindi poco efficaci. E invece, attaccando in questo modo, l'effetto che ottengono è proprio quello contrario, e meno male, diciamo, questo è un aspetto positivo. E quindi si può sostenere liberamente un'opinione politica diversa da quella del dottor Serpelloni senza che questo possa essere considerato un reato. Detto questo, Gianni, io, se il tempo è scaduto... Claudia, volevo... Allora, due cose volevo dirti. Una, intanto porti una domanda che veniva dalla chat da Davide, che aveva posto sulla chat, aveva messo la mozione radicale sull'antiproibizionismo. Esatto. E chiedeva quando l'attuazione di questa mozione, tu sei ovviamente interna anche al Movimento Radicale, e appunto ti si faceva questa domanda a Davide, e nello stesso tempo volevo chiederti se ritenevi possibile che si potesse all'interno della Leggera Euforia, ma anche no, come tu desideri, organizzare un dibattito con qualche rappresentante, diciamo, del versante proibizionista. Guarda, io volentierissimo. Io sono sempre alla ricerca di organizzare dibattiti dove ci siano anche rappresentanti del proibizionismo, perché è proprio l'occasione in cui le due tesi a confronto risalta chiaramente poi alla fine. Io ho avuto recentemente un dibattito in un liceo di Arezzo, mi hanno invitato all'assemblea degli studenti un sabato mattina, e naturalmente, giustamente, c'era anche una signora di Futuro e Libertà che avrebbe dovuto essere in teoria la mia avversaria, che dopo 20 minuti ha detto: beh, però se la metti così sono anch'io per la legalizzazione. Con grandi applausi da parte di tutti i ragazzi, capito? Cioè, nel senso che comunque poi alla fine gli argomenti, la razionalità e la logica sono vincenti, per cui benvenuti i dibattiti anche con i proibizionisti, io ne sono ben contenta. Rispetto ai tempi della petizione, io quello che so è che questa petizione, che è firmabile fin da adesso, ormai da giorni, sul sito radicali.it, aspetta di raccogliere un certo numero di firme, anche perché serve in qualche modo a scusami Claudio se ti interrompo, Davide aveva posto la mozione generale approvata al congresso dei radicali italiani del 2010, non l'ultimo. Bisognerebbe che mi ricordasse anche esattamente, perché io non le so tutte a memoria le mozioni dei congressi radicali, e quindi bisognerebbe capire esattamente a quale aspetto specifico si riferisce. Quello che so della petizione che adesso è in giro e che serve anche a creare un indirizzario in prospettiva di poter raccogliere le firme su un quesito referendario o su una petizione di legge di iniziativa popolare a partire da ottobre. Questo è quello che io so rispetto alla petizione. Rispetto alla mozione del congresso, bisognerebbe che mi ricordassi esattamente cosa diceva la mozione del congresso, perché purtroppo io così non me la ricordo. No, Davide ha postato, diciamo, un brano che dice che era una frase interna, sulla base della documentazione presentata degli ulteriori necessari approfondimenti, dà mandato agli organi dirigenti di organizzare una campagna di informazione per coinvolgere l'opinione pubblica nel sostenere iniziative dentro e fuori il Parlamento, in accordo con il Partito Radicale, risorse umane e finanziarie per convocare, un attimo che sto leggendo dalla chat, per convocare un grande congresso antiproibizionista con la partecipazione di personalità del mondo di scienza e politica. Questo era il brano che aveva messo. Magari per me sarebbe nel giro di pochissimi mesi questo avvenimento. Io sono fra quelli che in tutti i modi sta cercando di spingere perché venga promosso questo tipo di eventi, figuriamoci. È che purtroppo, ma giustamente anche, abbiamo così tante emergenze continue, così tanti argomenti. Ora, in questo momento siamo impegnati sulla preparazione della marcia per l'amnistia e per la giustizia, all'interno della quale comunque rientra anche tutto l'aspetto antiproibizionista, perché se ricordiamo che il 42% degli arrestati in Italia lo è per violazione diretta delle leggi sulla droga, comunque vedi che c'è una certa pertinenza. Speriamo, io diciamo, da parte mia l'impegno c'è tutto e c'è sempre stato, per cui speriamo di riuscire a convocare velocemente anche degli eventi di quel tipo. Ma anche un'altra idea che avevamo anche con Mario Stadevini all'interno dei Radicali era anche di un evento
tipo un concerto, una 3 giorni che unisse insieme dibattiti politici, ma anche aspetti artistici, spettacoli sulla legalizzazione, mostre di vario genere, cioè che riuscisse a mettere insieme un po' sia l'arte che la politica. L'altro anno purtroppo non ce l'abbiamo fatta a organizzarlo, vediamo se quest'anno ci riusciamo. I problemi sono tanti, perché i problemi sono Certo, naturalmente organizzativi e anche economici. organizzativi, Comunque sia, economici. Liberi.tv si candida a canale di diffusione dell'informazione anche su questo. Su E questo non Claudio, ci sono dubbi. noi abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. E ti Ok. ringrazio sempre della partecipazione. È molto interessante questi versanti anche internazionali che ci dai su questo argomento La settimana antiproibizionismo. prossima facciamo tutta Africa, Gianni. La settimana Ottimo, prossima perfetto. ci spariamo una puntata sull'Africa e Senti, devo vediamo. comparire in costume locale. In Va costume bene. locale no, ma insomma vediamo un po' di riuscire a mettere a fuoco meglio, perché quello che sta succedendo veramente è interessante, oltre a essere grave, è anche comunque interessante, perché veramente lì possiamo vedere poi gli effetti a livello transnazionale delle politiche, come li vediamo in Italia, però ci sono purtroppo dei paesi in cui si vedono in maniera ancora più tragica gli effetti delle politiche proibizioniste, che Certo. stanno veramente in qualche modo insieme, poi perché poi sono legate al traffico di armi, al traffico di esseri umani, a tutta una diffusione di una subcultura proprio fascista e mafiosa, purtroppo. E così è, e deve D'accordo. entrare bene nella testa delle persone per poterla combattere. D'accordo, allora Claudia, ti diamo appuntamento alla prossima settimana. Sono le mezzanotte e un quarto, in netto ritardo sulla programmazione. Che ce ne importa. Sì. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, tutti coloro che ci seguiranno nella registrata e chiudiamo qui le trasmissioni per il 20 aprile 2012 di Liberi.tv. Grazie ancora, grazie Claudia. Grazie a te.